Domenico, senti, ho un'idea, pazzia. Che ne dici io e te, montagna, trekking, all'arrembaggio? Allora Luca, ho sentito l'audio e ti dico, guarda, non ci pensare proprio che vai senza di me. Va bene. Ok. Allora ragazzi, ci siamo, stiamo aspettando Domenico che sta arrivando, sono le 5 e un quarto, in teoria dovevamo partire molto 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 prima, speriamo che ci assisti il tempo, perché comincia a fare buio un po' prima adesso, siamo a fine estate e questo ancora non si vede. Io non so dove andiamo, cioè sorpresa, avete visto anche voi, chiamata al volo. Siamo partiti col zainetto, è pronto, l'avete visto nella storia Instagram, cosa ho messo dentro e niente, pronti all'avventura, aspettiamo Domenico. One eternity later. Ecco il buon Domenico, con giusto mezz'ora di ritardo, Dai. cominciamo bene questa avventura. Bene. Quindi, alla fine, dove stiamo andando? Senza che mi scavicollo contro il vetro della macchina. Andiamo sul Monte Gemma. Monte Sì. Gemma, che sta un'ora e un quarto da qua, Sì, quindi state nel Frosinate. nel Frosinate. Sì. Una cosa che tu mi hai fatto prima volta? La No, sverginiamo insieme. L'hai l'ho fatta? fatta, ma non ci ho dormito sopra. Ok. Era per non dormire sempre sulla Semprevisa, che è proprio, cioè, il classico dei classici, la Semprevisa. Ok, E bene. quindi, anche perché le vette sono più o meno simili, perché la Semprevisa sfiora i 500, cioè supera i 500 di qualche metro, il Monte Gemma lo sfiora i 500 di qualche metro, quindi il Gemma è 1497, roba del genere, la Semprevisa è 1500 Stai dicendo che farà freddo la notte? No. Allora, ti sto dicendo che secondo me sarà umido. Ci Oh, sarà. una signorina! Sarà Sa pure umido. quello che fa, che chiede Chiede informazioni. informazioni. Sarà umido. Probabilmente ci saranno anche qualche animaletto che ci darà fastidio durante la notte, quindi non dormiremo nulla. Ok. L'unico modo per riuscire a Bene. dormire questa notte è ubriacarsi. Se moriamo non ce ne accorgiamo. Animaletto del tipo lupi? No, l'animaletto è tipo la vacca libera, il cavallo Ah, libero, capito? Queste cose qua che comunque non sono piacevoli quando non stai a casa e ti trottano attorno, capito? Secondo me è ok. proprio fantastico. Io l'ultima volta non ho dormito proprio perché stavano tutti sti cosi che facevano casino, quindi niente. Vediamo come va. Oh, guardala! Belle! Wow! Sei carino! Cazzo proprio! Wow! You can really dance! Allora ragazzi, siamo arrivati nel bel mezzo di non si sa che cosa. In teoria la guida ci dice che fermata con la macchina alla stazione meteorologica, che in teoria dovrebbe essere questo. Adesso dobbiamo trovare il sentiero. Qual è il problema? Che ci siamo fermati da una parte dove avevamo due panini, soltanto pane, così lo riempivamo con le cose che abbiamo stasera, ma ci abbiamo messo mezz'ora per farli. No? Ci hanno, tra virgolette, fregato dicendoci, facciamo, non facciamo il pane, facciamo una cosa tipo pizza calda, mezz'ora ad aspettare e siamo in ritardissimo, quindi probabilmente saliremo su con il buio. Adesso dobbiamo trovare il sentiero, giusto? Ma che va, lui riflette, quindi ci fa Cioè, salire. questo sta a fare un video e noi dobbiamo andare via, dobbiamo andare, dai! Comunque, giusto per farvi vedere, siamo qui nel mezzo del nulla, già va freschetto, siamo con una tenda da campeggio estiva. E niente, sento il rumore delle pecore, delle vacche che sono lì sopra, ti faccio vedere se ci riesco.
faccio vedere. Ecco qua, non si vede. Dove sono? Eccole là. Siamo rovinati? Non sappiamo ancora dove dobbiamo andare. Fantastico. Sta sincronizzando non so cosa. Alla grande. Tipo, capito, fai finta. Il Garmin. Mi incoraggia, fa tutto sull'orologio, convinti. Vabbè. Io mi attrezzo e che Dio ce la mandi buona. Allora, ragazzi, in realtà ci siamo stati più avanti, che abbiamo visto il sentiero. Siamo in mezzo alle mucchette che ci accompagnano. Chiediamo ancora informazioni. Ah, ma il sentiero è una direttissima. Dove si prende? Per Montegemma. Sì. Per Montegemma è di qua. Quindi devo salire da qua? Esatto, dovreste prendere di qua e poi passate lì in mezzo. Ok, grazie. Ok. Ciao. Quello là? Sì. Ok, stanotte dormiamo là. Vai. Andiamo. E a vedere Qualemo, dov'è? Vabbè. Siamo in mezzo a nulla. Che bello. Nulla, pensaci tu. Allora, sono esattamente 7 minuti che stiamo camminando. Sì. Io con la busta in mano, perché giustamente per rimanere in tema birra, Domenico mi fa porta un buon vino nella busta di plastica. Nella busta di plastica. Sono 7 minuti e sentite, praticamente c'ho già fiatone, perché è proprio ripenso pendenza. 45% sicuro. Ok, adesso è un po' più piano. Il problema è, giustamente, siccome si sta facendo buio, che tra pochi simboli sta facendo notte, saranno difficili da vedere. Fantastico, fantastico. Una, ma noi esperta come il sottoscritto è per grill. Perfetto, infatti arrivare. Mi sono affidato a Domenico. Sono completamente nelle sue mani, anche se io ho fatto gli scout, amico, lo sai? Ero un lupetto! Che cucciola! Che cucciola! Allora, ragazzi, piccolo aggiornamento. Innanzitutto faccio di questo posto bellissimo. Sono un attimo zitto, così voglio ammirare il rumore del silenzio. Pace. Allora, dicevo, piccolo aggiornamento. Siccome rischiavamo di fare troppo tardi e di risalire su nel sottobosco con il buio, che già quando siamo nel sottobosco adesso è parecchio buio, abbiamo optato per non più per il Monte Gemma, ma per una la montagna di fronte, che comunque è la stessa quota, 1400 e passa metri anche questa. Sì, non proprio uguale, però sì. Arriviamo più veloci, perché da qua si incomincia a intravedere e forse magari facciamo sta ancora più su. Però abbiamo optato per questa cosa qui. Fermi tutti, che è successo? Allora, praticamente, avete visto, casa mia è vicino Latina, Monte Gemma vicino Frosinone. Qual è stato il cambio? Lo vediamo un attimo insieme, cambio di programma. Questa, in teoria, era la vetta che dovevamo approcciare. Ma, siccome facevamo troppo tardi, ma proprio troppo tardi, abbiamo deciso, come avete capito, di cambiare. E per farvi capire, questo era il parcheggio dove era la macchinina nostra, anzi di Domenico. E questa era la vetta dove abbiamo puntato ad arrivare prima che facesse notte. Bellissima lo stesso, eh? Facendo buio, quindi non so, è la prima volta che testo la lista 360 in queste condizioni, così vediamo anche come va. Siamo il politically correct. Siamo proprio due grandi amiconi. Questa notte un amicone attivo e uno passivo. Questa notte, per fortuna, c'era la possibilità di fare scaldarci a suon di
scuregge con l'opzione fagioli messicani, ma per nostra fortuna o nostra sfortuna non l'ho trovati e ho optato per altre cose. Ma Luca non parla, né per chiedermi se serve uno zaino più grande, né per dirmi non ho trovato i fagioli. Comunque, in teoria, eccomi, questo era l'obiettivo, dov'è? Questo, sì, questo di qua era l'obiettivo che vedete alle mie spalle. E noi lo vediamo da una visuale diversa. Però ci stiamo quasi come altitudine, eh? Sì. Per caso. Sì. Aggiornamento, Domenico chiama la sua compagna. Certo. Luca l'ha fatto fino a mo, guardalo. E sta facendo ciao. Ciao. E niente, aggiornamento, siamo arrivati, fuochetello, tra poco mangiamo. No, l'abbiamo trovato qua acceso, ho chiamato per il breakfast, mi ha detto. Ragazzi, eccoci qua. Fuochetello acceso. Acceso. Siamo relax. Domenico sta qui che cerca da roba da mangiare. Si sentono rumori di mucche nei paraggi, ma non le vediamo. Però raga, quanto è bello, cioè, quanto è bello, cioè, non ha prezzo. Non ha proprio prezzo. Adesso musichetta. La bottiglia del mazzo. Sirà. Vinello. Stack. E via. Due o tre cose che abbiamo preso, mangiamo. Ci raccontiamo la storia dell'orrore come bambini, ci cacchiamo addosso e andiamo a dormire. Cartigenica ne abbiamo. Cartigenica ne abbiamo a quantità industriale. Okay. Comunque, bello, ne è valsa la pena. E secondo me con questa scelta ci è andata anche meglio. Perché vedendo, noi da qua vedevamo, adesso non si vede più perché è notte, magari domani mattina all'alba ve lo faccio vedere. La vetta a cui dovevamo andare era. Questa è la cena? Era alberato. Non ti porto più in montagna. Non ti porto più in montagna. Cioè, questa è la cena della montagna. Questa è la cena. Cioè, è tutta qua per due persone, non per uno, per due, capisci? Vabbè. Meno male, meno male che abbiamo preso il pane, perché nemmeno il pane mi aveva preso. Vabbè, va. Ma fa parlare. Dicevo. Si è appena. Si è appena portato, non si vede. La mia mano. Non si sa come cazzo ha fatto. L'hai fatto malissimo? No, c'ho solo un po' di spine tipo. Dove sei? Dove sei cascato? Hai rotto tutto. Meno male che ho tolto tutta la roba, sennò. Ho rotto tutto. Ah sì, mo ho rotto. No! Tutto? Tutto il vino. Tutto. Non ci voglio credere, ma tutto proprio è finito. C'è rimasto un boccino. Dai, non vengo ucciso per io. Era buono almeno. Non puoi vedere che faccia che c'hai. Non puoi nemmeno immaginare. Comunque, dicevamo. Era me mi squartavo. 10 punti erano meglio. 10 punti erano meglio, 10 punti. No, il vino, no, un goccino così in mezzo. Mamma, che prima di terra pure. Fantastico. Vabbè, stiamo dicendo che. No, non so se si vede, questa è la città in fondo. Questo è il fuoco. Questo è il vino rosso. Di là abbiamo una cena che forse ha lanciato giù nei truba, c'è ancora. E Domenico. Questa è la nostra tenda. E Domenico sta bestemmiando. Cioè, io ti ho fatto un culo così tutto il tempo con la bottiglia. Luca, oh, scalata in mano. Fa più male a me. Niente. E niente, così. Sangue da tutte le parti. Sangue da tutte. Ok, queste. Le cose non vanno mai. C'è la mucca. Cazzo, ma il vino no. Dov'è? Raga. C'è, oddio, c'è una mucca. Vabbè. Il vino no. Niente. Fatto male? Un po'. Vabbè, si può fare. Mi fa molto più male il vino. È ora di andare a dormire. Siamo una piccola tenda. Sepolti vivi.
senza vino. Stai respirando troppo. Lo spazio è stretto. Sì, sì. Infatti pensavo, molto stretto. Pensavo il problema è che... Niente sesso. Il problema è che ho i piedi fuori, quindi sarò caldissimo sopra e due cubetti di ghiaccio sotto. Domenico non so che cazzo sta facendo. Oddio. Ok. Va bene, ragazzi. Buonanotte. Sì, sì. Sarà una buona notte. Sì, sì, sì. Guarda, abbiamo solo questo spiraglio di aria che ci separa dalla morte. Questo qui. E le mucche intorno. Fantastico. Fantastichissimo. Notte, notte. Day 2. Buongiorno. Buongiorno. 6:15 della mattina. Adesso. Questa notte siamo stati benissimo. Domenica non sono dormito per niente, freddo. Sono ora di alzarci e andiamo a vederci l'alba. Però prima pisciatina. Perché fa? È il motivo per cui siamo venuti, giusto? Alzarci qua. Il sole sta tramontando. Domenico si è abbastanza ripreso. Quello che dicevamo ieri, praticamente noi dovevamo andare lì, qua. E abbiamo scelto di stare qui. Questa è la nostra tendina. E guardando la situazione, lì sopra è pieno di alberi e secondo me questa visuale non ce la vedevamo. Quindi è stata una scelta giustissima. Siamo arrivati alla macchina, è stato stupendo, sono le 8 di mattina, con 40 minuti siamo scesi, Domenico è qui. Domenico, tu che ne pensi? Bellissimo. Bellissimo. Ragazzi, se avete la possibilità di farlo, fatelo, sempre almeno in due e possibilmente con una persona che sia esperta. Io sono andato con Domenico perché Domenico
ha un po' di esperienza nel settore, tra l'altro ha anche una palestra ed è un personal trainer, quindi eravamo in mani sicure. Giusto Tomè? Sempre questo è un consiglio giusto quello che ha dato? Assolutamente sì. Guardate sempre i segnali. Noi ieri abbiamo tagliato perché era libera e vedevamo l'obiettivo, quindi abbiamo scelto quella cosa perché ci piaceva di più, però seguite sempre i segnali. Ragazzi, che dire, se il video vi è piaciuto un bel like, iscrivetevi al canale, scrivete nei commenti la vostra esperienza, magari qualche consiglio su qualche meta dove andare, che magari se Domenico mi accompagna ci organizziamo. E niente, vi lascio con un bel video motivazionale.